Allora, carissimi amici di Spezia TV, finalmente siamo qui a Bocca di Magra e qui a fianco a me c'è Anna Maria Veradini che è oggi è la giornata principale, la prima partenza. L'emozione del primo giorno. Sono felice di essere qua, sono contenta fino all'ultimo ero terrorizzata per il tempo, invece se no ero anche terrorizzata per i campionati di calcio, poi fortunatamente abbiamo perso e quindi non abbiamo. Ma venivano lo stesso anche se c'era l'Italia. Però anche il tempo, cioè fino a stamattina era brutto, poi invece ho sentito anticiclone dell'Africa, una meraviglia, per cui tutta la settimana sarà stupendo. Bene, allora oggi c'è un personaggio che viene da anche, apriamo tutti i giornali, si parla solo di lui e di sua moglie. Certo, allora il matrimonio di Giovanni III e Simona Ventura è stato l'altro ieri, cioè il 6. E dove sono venuti, qual è la prima tappa del viaggio di nozze? Ameglia, Bocca di Magra, la presentazione del libro Anna Maria. Sono ospiti nella mia casa e staranno con me. E infatti chiamiamo il sindaco perché così... c'è il sindaco. Venga qua sindaco, eccolo qua che... Io mi metto nel mezzo. Ma che sponsorizzazione per il comune di Ameglia? Cioè il matrimonio del momento, vengono a fare il viaggio di nozze ad Ameglia. Sì, una tappa del viaggio di nozze, però è importante. Una tappa, certo, da qui poi vanno a Napoli. Sì. È bello però, perché hanno visto una cosa meravigliosa che non sapevano, non da conoscevano. Casa mia, che è veramente il panorama più bello che esiste, è da casa mia. Però. È vero, è verissimo, verissimo. Mi hanno fatto pagare un sacco di multe anni fa perché ho tagliato gli alberi. La provincia. Sì, la provincia. Mi raccomando, non parliamo di queste cose. Ma 15 anni fa, perché io non vedevo il porto, non sapevo che non si potessero tagliare gli alberi. Mi hanno fatto pagare le multe, però vedo il porto adesso. Ma è un posto bellissimo. Allora, Anna Maria, raccontiamo invece dalla rassegna, quindicesima edizione, rassegna nata grazie a un'idea del mio sindaco preferito che ha avuto questa idea. Io subito mi sono messa al suo servizio. E quest'anno ha grandi temi, quest'anno hanno un tema, benessere o malessere, che è un po' il problema di tutti noi, che non sappiamo mai se stiamo bene o se stiamo male. E lo stesso gli scrittori, stanno bene perché scrivono, però scrivono del male, del malessere. E allora quest'anno ci faremo raccontare questo. Stasera devo dire ecco che è arrivato il grande scrittore, il grande marito con la grande moglie. Bene, ecco qua. Venite, accomodatevi in diretta. Io mi sposto, ecco, siamo non in diretta, però quasi in diretta, venite. È il sindaco. Se non foste già sposati vi farei sposare. Venga qua. Vieni Simone. Si può rifare. Vedete come... Noi siamo spontanei, Stavo dicendo che apprezzate questo posto tanto che è la prima tappa del vostro viaggio. Certo, questo è vero. E allora approfittiamo per presentare il libro di Giovanni che dovrai leggere, sindaco, dovrai leggerlo. Perché io che lo conosco da tanti anni, che non è che lo consideravo un granché, quando ho letto questo libro ho detto caspita, è diventato un vero scrittore. Poi ho capito perché. Perché è innamorato. Ecco. È innamorato e allora ha scritto in modo diverso, è più profondo, ci spiega la storia di Pupetta Maresca, che non è una storia da poco, una storia italiana, una storia di criminalità ma anche di passione, di amore. Quindi è un libro molto interessante. Rientra nel tema della rassegna. E rientra proprio nel tema della rassegna, perché abbiamo la criminale che però sta bene con i suoi familiari. Il malessere sociale e il benessere familiare. Vero. Andiamo da Gianni o Giovanni? Come vuoi che... Giovanni. Giovanni. Ok, allora. Te faccio la contrappesa. Bene. Hai lavorato, siccome questo libro praticamente parli di questa... camorrista, però non hai avuto nessuna autorizzazione, è stata dura fare questo libro, giusto? No, in realtà Pupetta, quando ho iniziato a intervistarla, voleva che si facesse questo libro, poi a un certo momento non ha più voluto e poi alla fine, proprio alla fine dei suoi giorni, poco tempo prima, una volta che insieme a Simona siamo andati
a trovarla a Castellammare di Stabia ed era allettata nel suo letto in Corso Europa a casa sua, mi disse adesso andiamo avanti, quindi lo voleva fare. Il tema vero è che ciò che lei mi raccontava della sua vita era il suo percepito di quello che lei era, quello che lei fosse, anzi. Esatto. Era totalmente differente dalle cronache giudiziarie e quindi ho dovuto in questo libro raccontarla cercando di mettere all'interno un contrappeso che è appunto il fratello Ciro, che dice guarda Pupetta, sì, sei stata una brava mamma, ma insomma qualche cosa l'hai combinata anche tu, se no diventava una sorta di apoteosi di Pupetta Maresca, che non mi sembrava il caso. No, invece è molto equilibrato, è molto, oltre che equilibrato, è molto sentito, per cui vedi comunque la criminale dal suo punto di vista personale, che non è di donna cattiva, cioè lei non è cattiva, lei è giustiziera, che è molto diverso, no? È vero. E lui lo esprime con grande sensibilità, per cui ti innamori poi alla fine di una criminale, leggendo il libro ti innamori. Questo che è bello. Bene. E invece del suo nemico che era... Beh, insomma, che... Cosa? Era, ha raccontato era, qualcosa? Beh sì, ha raccontato quello che c'è scritto nel libro, perché il libro è un romanzo tratto assolutamente da quello che lei mi ha raccontato. Sono stati 3 settimane praticamente di interviste in audio e video e in queste 3 settimane lei ha raccontato la sua storia secondo Pupetta Maresca. Esatto. Devi. Sì, devi. bene, c'è Vittorio Feltri in diretta col telefono. Simona, invece qui a fianco a noi c'è... Venga qua, sindaco. Figuriamoci. Certo. È già venuta qui? Il sindaco sarebbe felice. No, io qua la prima volta da Anna Maria, però insomma la zona la conosco bene, insomma... la Liguria è una delle mie regioni non solo preferite ma che ho girato di più, essendo certo. Vissuta tanti anni in Piemonte era andavo più a Ponente, però sicuramente la Liguria è nel mio cuore. Perciò qua hanno vissuto tantissimi artisti, è vero sindaco? Certo, eravamo venuti a una cosa di Gianluigi Nuzzi, sì. Ti ricordi? Ma non ero mai venuti in questa Gianluigi casa. Gianluigi Nuzzi l'ho lanciato io come Donato Carrisi. È vero. Esatto. Donato Carrisi, ti ricordi? Era la prima intervista con il suo libro che poi è stato fortissimo. E poi è stato fortissimo, ha avuto successo, ma anche Nuzzi, il suo libro, poi ha venduto 1 milione di copie, perché guarda che porta fortuna questa rassegna. Porta fortuna davvero. Cioè... Sono venuto a presentare il libro, ma non sapevo ancora scrivere, quindi per fortuna mi sono innamorato e ho iniziato a imparare. No, ma è inutile che dici, guarda che è una cosa bellissima questa, perché ti offende? Zero. Ah, ecco. Sai che l'ho apprezzata molto, ma oggi con Simona, mentre arrivavamo da te, le ho detto, vedete che la prima cosa che dice Anna Maria è questa, e infatti l'hai detto, allora mi viene da sorridere, è la verità. Invece sa scrivere? Sì e no, sa fare molte cose, ma devo dire scrivere è sempre stato bravissimo. Questo libro è un po' il nostro primo libro, nel senso che l'abbiamo vissuto, l'abbiamo concepito insieme. Lui si alzava prima di me di sicuro, perché lui sono tante le notti alle 4 e mezza del mattino che lui si alzava, nel silenzio della nostra casa, con i nostri figli dormono, anch'io devo dire la verità, mi alzo alle 8, insomma non sono così mattiniera come lui, ma ha scritto questo libro proprio di getto e in tutte queste mattine, quindi è il primo libro che abbiamo praticamente vissuto insieme, e secondo me è un libro molto bello, perché comunque questa donna non è stata una donna comunque una criminale, una delinquente, però una donna molto controversa, e è vero una giustiziera, è vero che era molto vicina ai suoi figli, è vero che voleva la parità anche nella camorra, quindi comunque lei ha avuto la fatua di Rosetta Cutolo, cioè certo. Si era messa contro tutta la nuova camorra organizzata, cioè era però una donna che non si è mai tirata, non ha mai tirato indietro la gamba, non si è mai fatta difendere, ma ha sempre lavorato di prima persona e ammazzato di prima persona, quindi comunque una donna anche da questo punto di vista che voleva la parità anche in questo mondo così difficile come quello della camorra di Napoli. Insomma, oggi si è partito con un libro un po' tosto, eh? Bello tosto. Ecco. No, infatti, ma perché questo veramente il tema della rassegna mi è venuto da questo libro,
benessere e malessere, perché c'è il malessere della criminale ma il benessere del suo senso di essere madre, donna e appunto anche giustiziera, perché la giustizia ti fa star bene. Bene. Comunque è talmente vero quello che ha detto Anna Maria, mm-hmm, che il libro è dedicato a Simone, cioè, c'è scritto al mio angelo custode ed è dedicato a lei, quindi è vero. Ragazzi, non si fa impressione vedere questi due sposini dopo 24 ore? Fa impressione anche a noi, in verità siamo un po' era meglio andare da qualche altra parte. No, siamo un po' rinco, ma siamo felici di essere qui. Massimo della strategia, perché passano la prima notte di nozze da una divorzista. Cioè, bisogna dire che direi che è stata la nostra divorzista. Di entrambi. Sì, è vero. Io sono Alessandro Grasso del Sacro, piacere. Piacere mio. Grazie. Sono un fan totale di Simone, grazie, anch'io, giuro anch'io. Senso, anch'io. Perché invidiavo il suo fare la domenica sportiva con Sandro Ciotti. Sono giornaliste autocelebrate, per me Sicuola Ventura è una giornalista vera. Grazie. Ha avuto occasione di parlare con Petta Maresca, magari non l'avete scritto, del fare un paragone tra la sua esperienza nella Camorra e quello che è stato poi narrato dopo. Mi riferisco per esempio a Gomorra, il Gomorra televisivo che ha proposto delle figure di donna veramente con il potere in mano. Sì, ne ho fatto un articolo, perché ho fatto un'intervista a Pupetta che è uscita su Libero un po' di tempo fa, prima che lei mancasse, in cui lei diceva che a lei Gomorra non piaceva. Lo trovava violento. Voi dovete capire che lo trovava violento. Perché dovete capire, e ha veramente azzeccato l'avvocato Anna Maria Benedita Pace il senso di questa storia. Cioè, lei non si è mai sentita un istante, poi vero, non vero, eccetera, una criminale, ma lei si è sentita una giustiziera. Cioè, lei capitava nelle ingiustizie e lei doveva combattere questa ingiustizia. E siccome il grado di fascinazione di queste persone, che comunque era ormai, diciamo, aveva più di 80 anni, è altissimo, io veramente ho dovuto fare uno sforzo di mettere una persona e di leggermi gli atti processuali, perché altrimenti uno che non è abituato ad avere il racconto del male e mediamente non fa del male, non può non credere a lei, deve crederle, e quindi è stato abbastanza complicato. Però lei non è una criminale. Gomorra è una cosa violenta. Questo è il libro, questo lo dovete leggere, sì, sì. Perché vi viene da dire, ma questo qui, com'è che può, ma perché non la incensa neanche? La racconta dal di dentro di lei, questa è la bravura dello scrittore. Grazie, è vero. Ecco dove volevo arrivare. Beh, un grande complimento a una donna di cultura come Anna Maria, quindi sono felice. Credevo che dicessi una donna di culo. No. Comunque, no, mai, visto che è tanti anni che insomma sei la numero uno, effettivamente non è culo, ma è proprio mantenere il tuo successo e la tua professionalità negli anni. Grazie Simona. Prego. Bene, allora un'ultima cosa, da come è nata l'idea di scrivere un libro su proprietà? Allora, bellissima domanda, è nata semplicemente perché io non solo mi sveglio presto, ma dormo male e quindi guardo tutto, e una volta andando a cercare le interviste di Gio Marrazzo per la RAI, c'era stato tutto il racconto di Gio Marrazzo sulla Camorra, che è un pezzo, è uno spaccato incredibile di quel pezzo di società, e in cui si parlava di questa donna, che era andata a fare una conferenza stampa contro Cutola al Circolo della Stampa, organizzata da un giornalista, cioè una cosa che era veramente incredibile, no? Cioè, come se un criminale va, non so ancora, a Palazzo Chigi per raccontare la propria storia. Ecco, allora da lì ho iniziato a leggere, a capire, e l'ho considerata veramente la prima donna, io la chiamo criminale del nostro paese, e l'ho cercata e l'ho trovata, e quindi io sono arrivato, mi ricordo ancora, in treno a Napoli, ho preso il taxi, e questa è verità, ci sono salito sopra e ho detto Corso Europa, non mi ricordo il numero, Castellammare di Stabia. E il taxista mi ha detto, va da donna Pupetta, e lì avevo capito che avevo azzeccato il tema. Bene. Grazie. Grazie.
Allora, cosa dobbiamo dire? Niente, io volevo fare solo un piccolo ricordo per Gaetano Pesce di Spezia, bravissimo, che io adoro, che purtroppo è morto quest'anno, e io stasera mi sono messa un suo anello. È stata sempre appassionata e ho tante cose sue, vasi, anelli, collane, cose così, perché è un grande uomo. Un grande spezzino, bisogna dire. Certo. Ecco. Allora, che brava a passare. Cioè, io potrò dire che a me Simona mi ha passato il microfono un sacco di volte in una sera. Sono veramente entusiasta. Eh beh, insomma. Bene, allora dobbiamo solo dire che stasera venite tutti alla Villa Romana, così ci saranno altre novità. Certo, dovete venire tutti, già un po' siamo... Tanto l'Italia non gioca. Ecco. Ho fatto gli scongiuri.